Ci siamo spostati, adesso siamo nel settore delle betulacee. Quello che stiamo osservando adesso è un Alnus glutinosa lontano nero. Lontano nero insieme all'Alnus cordata ontano napoletano sono due specie presenti soprattutto nelle zone caratterizzate da terreni umidi, vicino a torrenti o comunque laddove il terreno si presenta sempre fresco. Questo ci dice che sono specie che non tollerano molto la siccità e che quindi purtroppo non trovano molto spazio in ambito urbano. Questo è un peccato perché oltre alla bellezza della foglia, il loro portamento, un portamento naturalmente piramidale, le rende particolarmente adatte a essere utilizzate ad esempio come alberatura stradale perché non necessitano di particolari potature. Le foglie ovviamente i due ontani sono diverse, un po' più rugosa con delle venature pronunciate, quella dell'Alnus glutinosa, quello che in questo momento stiamo osservando, e i frutti peraltro presenti sia quelli dell'anno precedente sia quelli dell'anno in corso sono degli acheni che assomigliano un po' a dei piccoli stroberi, quindi a delle piccole pigne analoghe a quelle di alcune conifere come per esempio i pini, ma ovviamente con le conifere non hanno alcun legame. La foglia appunto è molto bella, non è molto bifacciale, di un bel colore verde scuro, lucido, che lo ripeto ma è importante, la renderebbe un'ottima specie, anzi la rende sicuramente una specie ottima per il verde urbano laddove l'acqua disponibile e le temperature estive non siano eccessive, quindi per climi più nordici, anche se come dicevo la si ritrova da noi lungo i fiumi, lungo i torrenti, nelle aree comunque dove c'è una buona umidità quasi permanente nel terreno. Parente stretto del lontano nero, Alnus glutinosa, è lontano napoletano, Alnus cordata. Cordata perché ha questa caratteristica foglia con un angolo piuttosto ampio alla base del picciolo, appunto, e questo tipo di angolo è detto cordato, la foglia è cordata e di conseguenza dà il nome anche alla specie, come poi vedremo anche per il tiglio. È del tutto simile come portamento e anche come areale distribuzione al lontano nero, diciamo come differenza si può vedere che il frutto in questo caso è sempre un achene, una piccola pigna, che però anziché essere portato pendulo è portato eretto ed è leggermente più grande rispetto a quello dell'Alnus glutinosa, ma questo può variare anche in funzione della vigoria della pianta. Diciamo quella la differenza che balza immediatamente agli occhi è quella nelle foglie, perché poi il portamento è del tutto simile, appunto questo portamento naturalmente piramidale che renderebbe queste due specie particolarmente adatte per esempio, detto prima, alberature stradali, anche come piazze, ma anche come piante da parco. Però diciamo c'è questo limite dovuto alle esigenze pedoclimatiche che ne frena un po' la diffusione nel nostro paese, mentre si trova ampiamente diffuso nei paesi del Nord Europa e del Regno Unito. Qui siamo sotto a una delle betulle forse più belle, purtroppo non è una betulla autoctona, la betulla dell'Himalaya, la betula utilis subspecie Jacques Monti o Jacques Monti, che dir si voglia, perché ho detto bella, perché presenta una corteccia di un bel colore bianco che si sfalda con questa specie di che si distacca, queste placche che si distaccano, sono di un colore giallo crema molto molto belle, e ha queste foglie piuttosto grandi di un verde molto scuro a losanga che si differenziano un po' da quelle delle betulle come la betula pendula, che è più tipica dei nostri areali. La caratteristica delle betulle che sono piante monoiche, cioè che hanno fiori maschili e femminili portati su infiorescenze distinte, in particolar modo le betulle hanno questi amenti penduli come si vede in questo caso, che fioriscono in genere fra aprile e maggio, a cui seguono poi dei frutti simili a delle piccole pigne analogamente a quello di altre betulacee.
appunto dicevo una specie, la Betula edulis subspecie Jacquemonti o Betula Jacquemonti o Jacquemonti, se lo pronunciamo in latino, è la betula più tollerante alla siccità, quindi si presta bene a essere utilizzata magari non come alberatura stradale, perché vedete una specie tipicamente caratterizzata da più fusti fin dalla base, ma un'ottima specie da parco, anche da giardino privato, perché una volta perse le foglie, che assume una bella colorazione gialla in autunno, rimane in inverno questi bei tronchi appunto che si sfogliano con queste sfumature giallo pesca o comunque color pesca o color in qualche caso addirittura arrivano a salmone, molto belle, che la rendono particolarmente attraente in inverno. Questa invece è la Betula pendula, la betulla più diffusa in tutta Europa, tipica pianta delle foreste boreali, della Siberia, dei paesi scandinavi e dei paesi dell'ex Unione Sovietica, Repubbliche Baltiche e Bielorussia. Rispetto alla Betula utilis subspecie Jacquemonti, presenta una foglia più piccola, con una forma diciamo meno a losanga e soprattutto di un colore un po' più chiaro, e presenta un fusto, seppur bello, con queste scalanature bianco e grigio e con anche dei leggeri riflessi color salmone, non è così bella come quella della Betula utilis. Questa specie è sicuramente un'ottima specie d'alberatura stradale, avete visto anche dal portamento piramidale, naturalmente piramidale, una crescita abbastanza veloce, soprattutto nella subspecie pubescens, che cresce molto molto velocemente e non richiede, soprattutto non tollera le potature troppo, troppo intense, perché tende a sviluppare delle ampie cavità dovute alla degradazione del legno a causa dei funghi del decadimento. È comunque una specie che si presta benissimo anche per parchi, per giardini, soprattutto appunto nelle aree un po' più fresche, ma anche qui in Toscana, per esempio nelle zone pedemontane o montane, è una specie direi più che adatta, proprio per la bellezza del suo fogliame ed anche del suo portamento. Fra l'altro, di questa specie, che ha un portamento naturalmente pendulo, tant'è che il suo nome è proprio Betula pendula, ne esistono anche delle varietà a portamento ancor più pendulo, come la Betula pendula tristis, perché appunto è particolarmente pendula, molto più di quanto non lo sia la specie standard. Sempre all'interno della famiglia delle Betulacee, famiglia particolarmente importante dal punto di vista non solo ornamentale ma anche dal punto di vista forestale, abbiamo parlato di specie anche importanti, molto importanti per la pregiatezza del loro legno, ci sono i due carpini, carpino nero Ostrea carpinifolia e carpino bianco Carpinus betulus, che quindi appartengono a due generi diversi anche se alla stessa famiglia. Il carpino nero è diciamo una specie più comune nelle nostre, rispetto al carpino bianco, nei nostri boschi, dove si ritrova praticamente un po' sparso ovunque. La caratteristica che differenzia i due carpini sono in primis i frutti, sono comunque degli acheni composti da più semi, però portati con una sorta di grappolo un po' compatto e di piccole dimensioni nel carpino nero, Ostrea carpinifolia, mentre poi vedremo nel carpino bianco sono portati sempre in grappoli, ma non così compatti, che nel carpino bianco si disarticola la maturità lasciando cadere i semi che vengono dispersi dal vento, mentre nel carpino nero si mantengono integri e cadono interi. La cosa che, qualora non ci fossero presenti i frutti che li distinguono molto facilmente, è che il carpino nero ha una foglia con un margine doppiamente seghettato rispetto al carpino bianco, e soprattutto il carpino nero ha presenti, e si vedono abbastanza chiaramente nella pagina inferiore, delle nervature secondarie e terziarie che sono assenti nel carpino bianco.
dal punto di vista dell'utilizzo che se ne può fare, sono entrambi piante da parco, da giardino, ma possono essere utilizzate anche come barriera stradale, perché si prestano particolarmente a costituire delle siepi piuttosto dense, delle quinte vegetali anche piuttosto alte, soprattutto per quanto riguarda il carpino bianco, ma anche il carpino nero può essere utilizzato a questo scopo. Diciamo che dal punto di vista dell'utilizzo il carpino bianco è più una specie da quinta vegetale, quindi da parco formale o comunque da giardino formale, tant'è che era utilizzato molto anche in passato nelle carpinate nel nord Italia, queste camminate sotto a queste siepi di carpino che venivano unite a formare un arco. Il carpino nero, l'ostia carpinifolia, è più pianta da parco, tra virgolette, naturalistico, perché è una specie che è più rustica, è una specie che come portamento è un po' meno ordinato, se posso utilizzare questo aggettivo, rispetto al carpino bianco, ma che comunque nelle aree più fresche può avere un suo interesse molto elevato, laddove appunto si vogliono fare delle realizzazioni naturalistiche. Il carpino bianco, a differenza del carpino nero, ha foglie più grandi solitamente, anche se la forma è molto simile, e come abbiamo detto precedentemente non presenta le nervature secondarie che sono ben evidenti nel carpino nero ostia carpinifolia. Poi il frutto, come detto prima, è diverso, è sempre un achenio, questi diciamo piccole samare che sono portate in maniera molto più molto meno compatta rispetto al carpino nero. Questo fa sì che il frutto sia l'infruttescenza sia molto più grande, e vi dicevo la dispersione anemocora, cioè sono veicolati dal vento, si disarticolano verso fine settembre, inizio ottobre, quando sono praticamente secche queste bratte fogliari di protezione, e il frutto viene disperso insieme al seme. Questa pianta è chiamata in inglese The Muscle Tree, perché il tronco delle piante più vecchie assomiglia un po' alla muscolatura umana, muscolatura delle braccia o delle gambe, si presenta piuttosto nodoso. Si vede chiaramente che è una pianta che può essere utilizzata come quinta vegetale, quindi come copertura di visuali, va benissimo come pianta da siepe, una pianta molto plastica che si adatta anche a essere potata diciamo abbastanza intensamente. Invece, come ovviamente come alberatura stradale, la si può utilizzare, ma deve essere allevata precedentemente in vivaio dal beretto, e presenta come caratteristica naturale questa il tronco che si biforca in diversi tronchi quasi fin dalla base, quindi diciamo va lavorato in vivaio per utilizzarlo come unico tronco. In un parco questo potrebbe essere un problema, vedete questa vegetazione molto densa, in quanto sotto non cresce praticamente erba, ma soprattutto presenta il problema che riduce molto la visibilità di certe aree. Sappiamo bene che nei parchi una delle condizioni di sicurezza è che ci deve essere visibilità attraverso le piante. Questo ovviamente nel carpino, con il carpino non è possibile, a meno che non lo si metta ai confini del parco, quando appunto si vogliano coprire magari visuali fuori dal parco, e quindi isolare il parco stesso da edifici o da magari cose che non è proprio bello vedere. È una pianta piuttosto rustica, anche se meno rustica rispetto al carpino nero, soffre molto di più la siccità, tant'è che è una delle piante che spesso verso metà agosto, fine agosto, manifesta siccome delle foglie, proprio per questa forte suscettibilità ai problemi idrici, mentre appunto laddove questo non sia un problema è un'ottima pianta, perché cresce abbastanza velocemente, vedete gli accrescimenti annuali sono notevoli, si parla di 40-50 cm, e avendo una chioma molto ampia ha una elevata fotosintesi, e quindi stocca molto, sequestra e stocca molta CO2, ed è una pianta anche adatta per l'abbattimento delle polveri sottili, proprio per questa chioma piuttosto densa.